Pisellini, vaginelle, felice lunedì e bentornati con una nuova review, i video dove commento gli episodi di RuPaul's Drag Race Season 9 insieme alla pluripremiata e pluripimpante Barbie Xanax e soprattutto grazie al pluripluriososo canale Telegram di Ego Dome, approvato dall'irresistibile blog del signor Ponza, che ogni settimana ci infarcisce selvaggiamente di link per guardare tutte le puntate. Decimo episodio e le 6 queens rimaste sono ancora scosse per l'eliminazione a sorpresa di Valentina, che fino a questo momento era una delle favorite per la vittoria. Nina soprattutto non riesce a capacitarsi di questa sua vittoria e si sente in colpa per averla mandata via. Tutte le altre ovviamente non la sopportano più, perché il programma è questo: devi vincere, essere felice per la tua vittoria, non autocommiserarti per ogni cosa. This is not group therapy, this is a competition. E la sfida di questa settimana: le girls devono draghizzare i tecnici del programma cercando di farli somigliare il più possibile a loro. Oh, crew! Non è la prima volta che viene fatta una sfida del genere. In passato è già successo che le drag abbiano dovuto fare un makeover di padri di famiglia, culturisti, sposi. Però mai erano state coinvolte le persone che lavorano nel dietro le quinte del programma e che conoscono tutte le dinamiche dello show. Ed è proprio bello vedere quanto questi omaccioni riescano ad essere aperti, simpatici, disposti a mettersi in gioco. E poi sono talmente tanto abituati a stare in mezzo alle nostre girls che parlano praticamente come delle drag queen. Oltretutto questa è una sfida sia di cucito che di make up e si vede che RuPaul segue le nostre review. Quindi ridacci le mini challenge! Grazie! Nella workroom si danno tutti un gran da fare. Soprattutto Trinity è molto impegnata con il tucking di Rizzo, che sembra essere piuttosto complicato. Sasha si sta divertendo un sacco e si sta lasciando molto andare, cosa che non può che farle bene visto che lei è sempre così tanto cerebrale. Peppermint invece ha a che fare con Serge, un cameraman che è uno spasso assoluto, e anche a lei fa molto bene lasciarsi andare un po'. Nina invece sguazza senza braccioli nello sterco, si è messa in testa di voler fare 2 abiti da coniglio senza saper cucire, e vedendo il suo variegato guardaroba chi mai avrebbe potuto dire che non era capace a cucire? Si ritrova a chiedere consiglio a Sasha per far funzionare la macchina da cucire, ma quando dopo comunque si ritrova a non saper fare praticamente nulla, decide di non chiedere aiuto a nessuno visto che sono tutti impegnatissimi e soprattutto perché sente che nessuno vorrebbe aiutarla. E giustamente! A fare quella che si lamenta sempre e accusa tutti di essere dei sabotatori che le parlano alle spalle, alla fine è normale che ti ritrovi da sola al decimo episodio. Non è che ti odino, è che a questo punto della gara, ad un passo dalla corona, devi saperti arrangiare da sola. Ma usciamo dalla workroom, dirigiamoci sul palco principale e vediamo i giudizi sulle nostre queens. Trinity! Alla fine direi che il tac ha funzionato alla perfezione. La trasformazione è impressionante e si assomigliano moltissimo. Malgrado i lineamenti mascolini di Rizzo, è riuscita a renderlo molto femminile, anche se da donna è decisamente meno bello. E anche la coreografia che hanno preparato non è malaccio. Sasha, a parte ste parrucche caprettose che secondo me starebbero male a chiunque, Sasha riesce sempre ad essere molto avant-garde ed elegante. Però è davvero riuscita a lasciarsi un po' andare ed essere più sciolta, buon per lei. Però Duncan, il direttore associato, anche se è truccato molto bene, è comunque un po' tipo un cesso a pedali. Peppermint, l'idea dell'abito kimono non è malaccio, non mi dispiace, però i vestiti sembrano fatti con 2 copriletti della nonna e questo mi ha fatto decisamente ammosciare. La somiglianza non è fantastica, la coreografia è tipo un po' a casaccia extravaganza. Praticamente si salva solo per il fatto che Serge è simpaticissimo e fa spisciare tutti quanti dal ridere. Shea, l'outfit scelto è molto classico, un po' Rita Hayworth, Grace Kelly, però Josh, l'assistente di produzione, è davvero sfatto. La parrucca gli cola dalla faccia, l'elastico del reggiseno che spunta dal vestito. Per quanto Shea si possa essere impegnata, sembra più un travone da combattimento che una drag. Alexis, l'atteggiamento è quello giusto, il trucco è strepitoso e la somiglianza è tanta, ma come al solito l'abito è banale, semplice e sembra comprato al mercatino delle vecchie che cercano disperatamente di sembrare ancora giovani. Cioè sembra quasi fatto tutto senza il benché minimo impegno. Nina, io non credo di poter nemmeno commentare sta cosa. L'abito, che poi alla fine è solo un corsetto con gli stivali, è una roba che ormai abbiamo visto ad ogni puntata. E quel trucco che non c'entra niente è solo una maschera fatta veramente malissimo. Alla fine questo non è drag, ma il carnevale di Casal Pusterlengo Realness. Alla fine vince Trinity, giustamente, che è stata l'unica a proporre un pacchetto completo. Mentre al lip sync finiscono Nina per l'ennesima volta e Shea. No, no, non di nuovo! Cioè, dopo lo shock della settimana scorsa, io ho il terrore di chi finisce ultimo insieme a Nina. Oltretutto, per la seconda volta deve scontrarsi con una delle favorite, sta cosa deve
deve finire. Fortunatamente Nina, dopo la terza settimana consecutiva al lip sync, si arrende a prescindere e Cher riesce a mandarla via con una performance buona ma non buonissima. In fondo non serviva sbattersi troppo per cacciarla via. Ciao Nina, insegna agli angeli a farsi il trucco con la colla vinilica e il cartongesso. Menzione speciale per l'abito di RuPaul con le sue frasi più iconiche scritte in giapponese che io voglio assolutamente. Menzione d'onore per Kesha, risorta dall'oblio in cui era caduta per colpa del processo per stupro contro Dr. Luke, che è stata carina e simpatica come giudice, anche se era visibilmente un po' emozionata dopo la lunghissima assenza dal mondo dello show business e forse un po' imbarazzata per il considerevole aumento di peso. Però lasciati dire una cosa, cosciotta, non ce ne frega niente della tua ciccia. Bentornata e torna presto a fare musica, che ci mancano le tue canzoni tamarre. Menzione super invece per i 6 tecnici e anche tutti gli altri che si sono messi in gioco per questo episodio. Al di là dello spettacolo, hanno dimostrato un'enorme, incredibile sensibilità ed umanità nei confronti delle drag queen, che non è da tutti. Hanno imparato a capire e ad apprezzare il grande lavoro e la grande sofferenza che c'è dietro ai personaggi, senza mai giudicare nessuno per nessun motivo. E questo atteggiamento, secondo me, merita davvero un grande applauso. To my crew standing on stage, to see you men do this, it says that we as a people are moving forward. And it's beautiful. Ma adesso ditemi voi cosa ne pensate di questa puntata e quali sono i vostri pronostici. E ricordatevi di scudettare fino al video di Barbie Xanax, che starà esultando per l'eliminazione di Nina. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video e lunedì prossimo con una nuova review. Ciao!